seguimmo in realtà in diretta, e fu la prima volta nella storia della televisione, l'evoluzione di una storia che divenne una tragedia. Se ripenso a quei giorni, a 40 anni di distanza, c'è un sentimento di tristezza, perché non mi rassegno all'idea che non si potesse fare nulla per salvare quel bambino. Io avevo 35 anni e avevo un bambino, un figlio di 6 anni, tanto quanto l'età di Alfredino. E questo mi rese più faticosa fare la diretta, gestire la diretta, perché è chiaro che c'era questo miscuglio di sentimenti sul piano umano, perché è chiaro che vedevo, mi veniva istintivo vedere quello che succedeva anche come padre. Quella diretta nacque in modo improvvisato. Noi avevamo un inviato sul posto, ovviamente. Quella settimana ero di turno come conduttore del telegiornale delle 13:30. Parliamo del giorno 11. Il bambino era scivolato nel pozzo verso le 7, le 8 del giorno prima. Detti la linea all'inviato che era sul posto, il quale si mostrò molto ottimista, dicendo che il capo dei vigili del fuoco gli aveva detto che a suo giudizio in qualche modo mancava poco a salvare quel bambino. Ecco perché si decise di prolungare il telegiornale, di non chiuderlo alle 14, di continuare sperando che quello che aveva previsto il comandante dei vigili del fuoco avvenisse veramente. A quel punto divenne difficile chiudere, perché si pensava sempre che magari una volta chiuso quel collegamento straordinario, 5 minuti dopo il bambino sarebbe stato salvato. Si cominciò a seguire un evento in cui tutti erano sicuri che sarebbe andato a finire bene, che invece non fu così. Seguimmo in realtà in diretta, e fu la prima volta nella storia della televisione, l'evoluzione di una storia che divenne una tragedia. Dal telegiornale delle 13:30 del giorno 11, quando cominciammo, si arrivò fino alle 7 del mattino del 13 giugno, cioè 36 ore. Ma la diretta cominciò in realtà soltanto il giorno 12. Prima fu una serie progressiva di collegamenti sempre più frequenti che crearono l'attesa, aumentarono la partecipazione fino ad arrivare a 25 milioni di persone. La diretta però cominciò alle 13:30 del giorno dopo, cioè del giorno 12, e durò fino alle 7 del mattino, 18 ore, 18 ore di seguito, per seguire le ultime 18 ore di vita di quel bambino. Non eravamo preparati, la televisione non era preparata a seguire un fatto di cronaca locale in quel modo, perché ci rendemmo conto progressivamente che quel fatto di cronaca locale stava diventando un evento televisivo che sarebbe entrato nella storia della televisione. L'attrezzatura tecnologica era un'attrezzatura ancora non sofisticata come lo è oggi, e la telecamera sollecitata ore e ore e ore su un surriscaldamento, e quindi c'era la preoccupazione che a un certo punto saltasse tutto. E per raffreddare quella telecamera si usò di tutto, si arrivò addirittura a usare dei ventagli. Quando qualcuno decise di mandare in onda la voce del bambino, il dialogo fra la mamma e il bambino di sotto, fu, secondo me, ecco, quello fu un modo per superare una misura che non doveva essere superata, cioè di entrare nella privacy,
no, della famiglia, del dolore della famiglia. Questo non bisognava farlo, non doveva essere fatto, e qualcuno lo fece. E quello creò la curiosità morbosa, che fra l'altro portò circa 10.000 persone ad andare a Verbicino, senza alcun controllo. Ecco, quell'episodio è rimasto impresso nella mia coscienza come un grosso errore, una grossa speculazione da parte giornalistica, una spettacolarizzazione del dolore che non andava fatta. Non c'è dubbio che la diretta di Vermicino rappresentò uno spartiacque nel modo di fare televisione. Nacque la cosiddetta TV del dolore, ma soprattutto da allora in poi non fu più fu normale seguire in diretta un fatto di cronaca in evoluzione. Questo modo nuovo di fare televisione, almeno nel caso di Vermicino, un aspetto positivo lo ebbe, perché fu una spinta emotiva a rivedere l'organizzazione dei soccorsi, a riorganizzare la protezione civile. Mi resta la convinzione che c'è una linea che allora venne superata e che invece non bisogna superare. Quella misura che è tra il raccontare, il dovere di raccontare e il dovere di non violentare il dolore di chi lo sta vivendo in quel momento.